Ciao, ma ben ritrovati! Come state? Bene? Com'è andato questo weekend lungo con la festa del 1º maggio, festa dei lavoratori, che poi in realtà, insomma, i lavoratori in questo periodo hanno poco da festeggiare, ma comunque c'era e magari qualcuno di voi avrà fatto anche qualcosa di particolare rimanendo a casa, perché vi ricordo che anche se per qualcuno, soprattutto in Italia, magari è partita la fase 2, insomma, dobbiamo rimanere a casa, io resto a casa è quanto mai importante. Ma perché sono qui? Perché sono di nuovo a darvi appuntamento per domani, sì, perché ormai è diventata una consuetudine ritrovarci il martedì mattina a parlare di musica. Parlare di musica e anche chiacchierare tra di noi, no? Che poi questa è la cosa fondamentale, la cosa bella. Sono tornata negli archivi e ho detto che cosa posso proporre domani. Cercando insomma in questo archivio buio e tempestoso, no, non è vero, è molto luminoso. Stavo cercando i vinili, 33 giri, ad un certo punto mi cade l'occhio un po' più in basso dove ci sono i 45 giri. Ho detto, già, ma perché sempre portare a conoscenza quelli che sono i vinili grossi, 33 giri? Partiamo anche magari con i 45 giri e andiamo a vedere se c'è un filo conduttore. In realtà il primo 45 giri che ho trovato non aveva proprio un filo conduttore, cioè così, mi piaceva la copertina. Poi in realtà cercando e cercando ne ho trovati altri 4 che potevano portarmi a quello che poteva essere un po' il filo conduttore, anche se in realtà ne abbiamo parlato di colonne sonore, ma in questo caso di film televisivi o di serie TV e anche una serie radiofonica ho trovato. Per cui sono partita con questo che era bellissimo, con il Country and Western Hit Parade, che alla fine mi piaceva proprio anche per com'era la copertina. E poi sono andata avanti e allora ho trovato questa serie televisiva Gai King, il robot guerriero, che io non ho mai visto, mai sentito. Poi sono passata a questa serie televisiva che invece ho visto anche un po' di puntate, ovvero Dallas, chi è che non ha visto Dallas, chi è che non ha visto JR? E poi su Ellen, no, Pamela, vedete, tutte le so, tutte. E poi lui, il mitico Bud Spencer, con lo chiamavano Bulldoze, un film bellissimo dove tra l'altro in questa copertina da un lato c'è lui, quindi la copertina di quello che era il poster del film, e poi dietro invece i protagonisti delle canzoni, quindi gli Oliver Onions, coloro che hanno realizzato la colonna sonora. E poi sono passata invece a trovare una trasmissione radiofonica, la sigla di una trasmissione radiofonica al Gran Varietà, interpretata dall'Equipe 84. Ma pensate che cosa si trova, eh? Insomma, negli archivi andando anche indietro negli anni. E quindi ho detto, va bene, domani passo questi 45 giri, vado a cercarmi poi anche un po' la storia legata a questi, ma la mia domanda era, voi guardate serie televisive, ne avete guardate, magari qualcuna di queste, qualcuna nuova, insomma, siete appassionati? Se sì, che cosa guardate, che cosa vi piace? E se c'è magari una colonna sonora che più vi ha colpito di una serie televisiva? Ecco, magari lo scrivete, ce lo scriviamo anche domani e chiacchieriamo su questo, va bene? Intanto io vi ricordo di rimanere a casa e aspettare la diretta domani mattina alle 9:30 come sempre, va bene? Un bacio, ciao, vi aspetto, domani, ciao!